Beh, la cosa è molto semplice. È vero che Montrasio è una galleria storica che si è tramandata di padre in figlio, però anche è anche vero che i figli poi sono più portati ad aggiornare, ad aprire anche l'arte contemporanea alla loro contemporaneità. Comunque Ruggero Montrasio già di per sé e tra altri artisti che sono anche abbastanza avanti con la sperimentazione. Dennis Oppenheim ad esempio, interessato agli artisti Land Art, Martha Clark, insomma ha un'attività portata naturalmente tra la tradizione e l'innovazione. La cosa in questo caso è molto semplice. Lui ha l'Italia all'interno della programmazione annuale degli spazi per giovani artisti, ormai da qualche anno, che affida a Adelaide Sant'Ambrogio e alle curatrici interne, in questo caso proprio Adelaide, alle quali chiede la carta bianca. Quest'anno hanno chiesto a me di segnalare un giovane artista o più giovani artisti che potessero essere di loro interesse. Io ho fatto il nome di Iago, evidentemente c'è stato tra di loro una scintilla, un amore a prima vista, e quindi hanno deciso di inaugurare, cotto e mangiato, insomma, la mostra di Iago a cura mia e di Adelaide Sant'Ambrogio in questi spazi oggi. Questa è un po' la storia di incastri in cui l'artista Iago dialoga con la scultura in marmo, quindi con la tradizione, con la ricostruzione virtuale del movimento, del soffio, del palpito della scultura in video e con opere che lui produce e poi decostruisce sempre in marmo, di cui lascia una traccia, una testimonianza attraverso il video. Quindi è una mostra di grande tradizione, con Wild, Adolf Wild, anche come artista di riferimento, un grande scultore, maestro di fontana sostanzialmente. E poi questa innovazione continua con la tecnologia, che è un po', credo che sia l'unico modo oggi per produrre arte contemporanea che tenga conto di quello che è l'arte passata e la tradizione.